Allora, ringrazio mia cugina che sta riprendendo prontamente il tutorial. Allora, per fare i due fiorellini servono due colori differenti di Fimo e Cernit. Precisamente questo è il Fimo e questo è il Cernit. Allora, col colore con cui dobbiamo fare l'interno lo lavoriamo finché non diventa morbido. Poi ne prendiamo due pezzetti facendo praticamente un lombrico. Lo dividiamo in due parti. E questo sarà all'interno del fiore. Uno. E due. E lo mettiamo da una parte. Poi ovviamente sistematelo se è venuto un pochetto male. Con l'altro, quello più scuro, dobbiamo fare i petali. Allora, per fare i petali faremo, ovviamente sempre ammorbidendolo, faccio un lombrico né troppo spesso né troppo sottile e lo dividiamo in tanti pezzetti uguali, ogni pezzetto ci facciamo una pallina. Ok, penso possano bastare. E facciamo tutte le palline. Allora, dovete fare tutte queste palline. Una volta fatte le palline, le dovete appiccicare ciascuna intorno a ogni cerchio. E anche se sono venute di grandezza differente, non fa niente perché poi comunque le andremo a schiacciare per farle aderire bene. Quindi adesso le avvicinate una a una. La quantità dipende da quanto fate ampio il cerchio. E poi le schiacciate. Le schiacciate prima intorno, cercandolo di appiccicarlo ben bene, poi lo alzate e lo appiccicate così con le mani. Ok, lo schiacciate un po' anche su, poi prendete la taglierina e fate i petali. Ok, e adesso riavvicinate tutto, faccio ombra, scusate, con la taglierina. Ok. Poi schiacciate un po' cercando di dargli una forma uguale, lo sollevate e poi infine con uno stuzzicadenti fate tutti i pallini. E la stessa cosa fate con l'altro.